La lezione di oggi è intitolata Il sistema e la storia, è una lezione di carattere generale. Dunque, ecco, per dare un'idea del corso, così come l'ho concepito, la prima e l'ultima sono lezioni di carattere generale, avete sentito, pro e contro, e poi l'ultima è Hegel e noi. Poi ci sono quattro lezioni proprio sulla filosofia del diritto, di cui la prima è di carattere generale, il sistema. Che cos'è questo sistema? E le altre, come avete visto, si soffermano su tre punti fondamentali. Sia ben chiaro che io non illustro il diritto privato, lo società civile o il diritto pubblico. Dico sin d'ora, perché sarebbe assurdo, ma farei della banale vulgarizzazione. Dico subito che nella lezione sul diritto privato mi soffermo in modo particolare su quei paragrafi che sono stati meno discussi finora, che riguardano il contratto, che è la seconda parte, perché chiunque conosca il sistema la seconda parte, perché questo mi dà occasione per ritornare sul mio argomento preferito, la critica al contrattualismo di Hegel, la critica al contrattualismo fatta da Hegel alla tutta la tradizione del contratto sociale. La seconda lezione sulla società civile si afferma in modo particolare sulla critica dell'interpretazione vulgata attraverso i marxisti soprattutto, che privilegiano, qualche volta identificano addirittura, ma privilegiano nella società civile il sistema dei bisogni, mentre la società civile è certamente una forma di Stato, è la forma di Stato, punto, è la forma di Stato esterno, a cui si fermano tutti i liberali, compreso il predetto Croce. Il passo che ho citato ieri è molto chiaro: predetto Croce lo era Stato e lo sa civile, il resto non sapeva, il resto Croce lo lasciava gentile. Guardate, c'è una ripetizione della polemica che addirittura sorprendente. Croce si annetteva volentieri sui civili, dicendo: ma questo la società civile c'è già tutto, c'è lo Stato, c'è la Commissione della giustizia, eccetera. Lo Stato in interiore omine, quello dopo lasciamo ai fascisti. Questo è. Per quel che riguarda invece il diritto pubblico, ho scelto un argomento, questo mi sembra poco trattato. Siccome Hegel critica il fondamento contrattualistico dello Stato, si tratta di sapere qual è il fondamento dello Stato, come hanno origine gli Stati. Una delle tesi che vengono più riprese da Hegel è che lo Stato sia fondato dagli eroi. Io ho visto dagli eroi, gli individui della storia universale, tanto che Hegel parla di un diritto degli eroi. Che cos'è questo diritto degli eroi? Io vorrei illustrare soprattutto questo punto. Oggi mi dovrò limitare, forse saltare molte cose, perché credo che, perché dovremmo finire alle 7, no? Per lasciare, sì, se no poi. Il problema, il rapporto fra sistema e storia è uno dei grandi problemi della filosofia di Hegel. Va bene, qui io devo avvicinare questa cosa qui perché. No, va bene. Pare però. È uno dei grandi temi. Ecco, mi pare però che forse si sente meglio, perché poi qui c'è un libro che forse devo prendere e citare per non averlo fatto. È uno dei temi classici della riflessione sulla filosofia hegeliana, perché, detto così, molto alla buona, la filosofia hegeliana è una filosofia sistematica e storica, cioè sistema e storia. C'è continuamente un intrecciarsi, un sovrapporsi di sistema e storia. Può sembrare qualche volta anche un po' contraddittorio, perché generalmente le filosofie sistematiche sono astoriche e le filosofie storiche non sono sistematiche. Invece in Hegel c'è questa continua sovrapposizione di filosofie storiche. Detto ancora una volta con parole molto semplici, in quanto filosofia della storia,
la filosofia di Hegel ha ridotto la storia a sistema. La sua filosofia di storia è una grande sistema, forse una delle più grandi sistemazioni della storia che abbiano avuto corso nella storia della filosofia. In quanto filosofia del diritto, io qui parlo so sempre della filosofia del diritto, ha riscoperto ha riempito il sistema di contenuti storici. Non so se sia chiara questa duplice. Scusate, qualche volta sbaglio la lettura perché io scrivo talmente ormai talmente in fretta che non riesco più a leggere quello che ho scritto. Io ho letto scoperto invece ha riempito il sistema di contenuti storici. Io mi soffermo in questa lezione, lo faccio anche per facilitare un po' la nuova espositrice. Mi trattengo brevemente su questi due punti. Primo, filosofia sistematica e filosofia della storia. Secondo, sulla sistematica della filosofia del diritto. Questi due punti. Per chiarire subito quello che intendo, la prima parte, la famosa interpretazione della storia come storia della libertà, per cui nel mondo antico uno solo era libero, nel mondo greco-romano pochi o molti erano liberi, nel mondo moderno tutti sono liberi, altro non è che l'applicazione della tipologia delle forme di governo, cioè di un principio sistematico alla storia. È chiaro, qui direi Hegel cerca di incapsulare tutta la storia in una tipologia di carattere concettuale che può benissimo non avere alcun riferimento a questa dimensione storica. Osservate fra l'altro l'uno, i pochi e i molti sono i criteri in base ai quali sono state distinte da Platone, da Aristotele in poi le forme di governo: la monarchia, il governo dell'uno, la democrazia di pochi e la democrazia di molti, tutti, tanti, cioè è un criterio numerico quantitativo che in realtà poi Hegel, vedremo, rigetta. Ma se noi stiamo alla lettera di questa frase così solenne e anche così spesso ripetuta, certo questa è la distinzione tra uno e pochi molti, è la classica distinzione del classico criterio di distinzione del forma di governo, che qui viene applicato alla storia generale dell'umanità. Così inversamente la tripartizione sistematica delle città in famiglia, società civile e Stato rispecchia anche una tripartizione di fasi storiche. Non so se avete capito. Nella storia c'è il sistema, nel sistema c'è la storia, nel sistema, cioè il sistema della filosofia del diritto. Il diritto è un'opera sistematica, non è un'opera storica. Cioè appunto la famiglia, la società civile e Stato si rispecchia una serie di fasi storiche. Con questa avvertenza che l'ordine logico che forma o dovrebbe formare il sistema dovrebbe formarsi per determinazioni successive di concetti, non coincide sempre con l'ordine storico o temporale, cioè con la successione delle stesse determinazioni nel tempo. C'è, ma qui si comincia a leggere i passi, questo lo dice chiaramente Hegel, nel paragrafo 32 della filosofia del diritto. Guardate che io poi questi passi vado sempre a controllare le famose edizioni, redazioni che abbiamo sott'occhio, e se ci sono delle variazioni importanti lo metto in evidenza. Però paragrafo 32 c'è scritto
è da notare che i momenti il cui risultato è una forma ulteriormente determinata lo precedono in quanto determinazioni concettuali nello sviluppo scientifico dell'idea, ma non lo precedono nello sviluppo temporale in quanto qui dice configurazioni, figure storiche. Così l'idea come determinata in quanto famiglia, e qui fa l'esempio, ha per presupposto determinazioni concettuali come risultato delle quali essa si presenterà in seguito. Ma il fatto che questi interni presupposti esistono anche per sé, già come formazione, come diritto di proprietà, contratto, moralità, è l'altro lato dello sviluppo, che soltanto in una civiltà più altamente compiuta ha condotto a questa esistenza peculiarmente formata dai suoi momenti. Il che vuol dire che, appunto, per esempio, per fare un esempio, la famiglia nel sistema viene dopo la proprietà. Sapete, la famiglia è la prima parte della città, la proprietà invece nasce proprio all'inizio, ma la famiglia è in certo senso prima dal punto di vista storico, è prima della proprietà. Così possiamo dire che lo Stato dal punto di vista concettuale è prima della famiglia, nel senso che non possiamo capire la famiglia se non partiamo dallo Stato, ma dal punto di vista storico prima c'è la famiglia e poi c'è lo Stato, capite? Nell'aggiunta dice: non si può ad esempio dire che la proprietà sia esistita prima della famiglia malgrado che sia trattata prima di essa. Cioè, la proprietà nasce dopo, ma la famiglia è stata prima. Le cose però, secondo me, sono un po' più complesse, perché credo che bisogna distinguere l'ordine logico-concettuale, per cui lo Stato è prima della società civile, è prima della famiglia, dall'ordine storico e dall'ordine sistematico. 3. Spesso l'ordine storico coincide con l'ordine sistematico. La famiglia viene prima dello Stato, sia storicamente, sia del sistema. Cioè il sistema di città comincia con la famiglia, poi c'è il civile. Però altre volte, che secondo me è un problema che andrebbe approfondito molto più di quello che posso fare qui, ma credo che andrebbe seriamente approfondito per cogliere tutte le ambiguità, le contraddizioni, il contrasto fra l'apparente sistematicità e poi tutti questi imbrogli che uno ci trova sotto ogni volta che va a vedere come stanno veramente le cose. Però altre volte l'ordine storico e l'ordine sistematico non coincidono. L'ordine storico e l'ordine sistematico coincide esattamente per esempio nel rapporto fra famiglia e Stato. La famiglia è prima dello Stato storicamente, ma è prima dello Stato anche sistematicamente, perché il sistema è quello. Però qualche volta no, io faccio due esempi opposti. La famiglia viene storicamente prima del diritto, l'abbiamo sentito, l'ha detto anche, ma nel sistema viene prima il diritto. Qui c'è l'ordine storico e l'ordine sistematico, non coincide. E esempio opposto, la società civile viene dopo lo Stato. Sul fatto che la società civile venga storicamente dopo lo Stato, su questo non c'è dubbio. La società civile è un fenomeno recente. C'era lo Stato quando non c'era lo Stato civile. Gli stati antichi erano stati senza società civile, questo lo dice molto, la polis. Era uno Stato, era una comunità, era una totalità senza società civile. La società civile è un fenomeno moderno, è un fenomeno dell'avvento della borghesia. Su questo non c'è nessun dubbio, del resto c'è anche qui, non so se c'è l'aggiunta al 132 che è un passo citatissimo, dice: la società civile è il divario che si presenta fra la famiglia e lo Stato, se anche lo sviluppo di essa segue più tardi di quello dello Stato, poiché in quanto divario presuppone lo Stato, che essa deve avere presente comunque d'autonomo per esistere.
presuppone lo Stato logicamente. Però nell'ordine sistematico viene prima. Del resto, la scoperta del sé civile appartiene al mondo moderno. Questa è una frase molto nota, ripetutissima, che poi ha servito a confondere il sé civile con il sé borghese. Ecco. Tanto più che i tedeschi hanno una sola parola. È un raro caso in cui i tedeschi hanno una sola parola mentre noi abbiamo due, perché al contrario loro ne hanno due, tre, quattro quando noi ne abbiamo una sola. Ma in questo caso dicono solo Bürgerlich per dire due cose che noi distinguiamo nettamente, civile e borghese, donde una infinità enorme di confusione anche del linguaggio marxista che non... Dice, del resto la scoperta della società civile appartiene al mondo moderno, che assegna per la prima volta il loro diritto a tutte le determinazioni dell'idea. Quindi nel mondo moderno si è sviluppato completamente lo Stato in tutte le sue determinazioni, ma nel mondo antico non c'è. Questo come premessa. Vale dire, ci sono vari ordini. Noi vogliamo studiare il sistema di Hegel, ci sono vari ordini. E bisognerebbe proprio figura per figura, cominciando dalla fenomenologia dello spirito, che anche questa dà molto filo da torcere, perché dovrebbe essere paragonata poi con la filosofia del diritto, ma figura per figura stabilire le precedenze, le antecedenze o le susseguenze per ognuno di questi due. Se, in base ai criteri sistematico, voglio dire il sistema di Hegel, logico, concettuale, cioè dal punto di vista del concetto e delle sue interpretazioni, storico, cioè come fenomenicamente ci sono queste varie figure realizzate. Entrando adesso nel vivo della questione rispetto al sistema, sappiamo benissimo il sistema hegeliano è un sistema tricotomico, essenzialmente tricotomico. Però la tripartizione classica delle forme di governo, abbiamo sentito, era monarchia, aristocrazia, democrazia. E invece Hegel, contrariamente a quello che può sembrare dalla frase citata prima, l'uno pochi molti, adotta la classificazione di Montesquieu. Su questo non c'è nessun dubbio. Che è orientale, ne parla nel quarto libro della politica, ma lo comprende tra le varie forme di monarchia. E aggiunge il dispotismo per spiegare il mondo tale, poi unisce la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia in un'unica forma repubblica, che era poi la soluzione di Machiavelli. Insomma, io non so se dico cose stranote, ma insomma, Machiavelli effettivamente comincia il principe dicendo che le forme di governo sono le due, la monarchia e la repubblica, e lascia fuori anche il dispotismo, le parlo, lascia fuori. Ora, Hegel assume la tripartizione di Montesquieu, che è una combinazione della distinzione di Machiavelli con l'aggiunta del dispotismo, e dà a questa tripartizione un significato di interpretazione della storia, cosa che Montesquieu non aveva fatto. Cioè, il dispotismo è il mondo antico, la Repubblica è il mondo intermedio, il mondo greco e il mondo romano, repubblica democratica, quella greca, repubblica aristocratica, quella romana, perché la repubblica comprende tutte e due, e poi la monarchia comincia col mondo cristiano germanico e arriva sì, a lui. Interessante da notare, per quel che riguarda il primato della politica in Hegel, di cui si è parlato anche ieri, che era molto importante, vado stato, che la tripartizione fondamentale della filosofia della storia è fondata sulle forme di governo.
e non sulle forme di società. Sulle forme di società che lo noto puramente semplicemente come una curiosità, ma da questa curiosità si può trarre ovviamente l'idea che Hegel riteneva che fosse molto importante il momento dello Stato, e tutta la filosofia della storia è descritta in base al succedersi delle forme di Stato, non alle forme di società, che pure erano la teoria delle varie fasi della storia umana in base ai vari tipi di società era nata già nel secolo precedente, nel secolo XVIII, e fra l'altro era nata proprio attraverso Montesquieu. Sulla tipologia delle varie fasi della società c'è questo libro che è stato tradotto recentemente in italiano, molto ben fatto, di Ronald Mick, scritto Mac, ma in inglese che si chiama Mick, per il cattivo selvaggio, 1976, l'opera originale, tradotto in italiano dal Saggiatore, 1981, dove peraltro però Hegel non è citato, proprio perché si vede che Hegel è considerato uno che non aveva assolutamente tenuto conto di questa possibile interpretazione della storia della storia umana attraverso le varie conoscenze, che poi sono tre o quattro, sono i popoli barbari, i popoli selvaggi che sono cacciatori, si passa ai popoli barbari che sono pastori, poi si passa ai popoli civili che sono in prima fase agricoltori e poi commercianti. Ecco, sono tre o quattro le basi. Credo che questo libro del Mick è ricchissimo perché spoglia un po' tutti i libri di quel tempo per ricostruire questa interpretazione della storia. Ora, Montesquieu aveva scritto, ma aveva dato pochissima importanza, perché anche Montesquieu predomina la tripartizione delle forme di governo e non certo quella delle forme di società, però aveva scritto, e mi mette giustamente in relazione l'importanza di Montesquieu, di questo passo di Montesquieu, nel libro dell'Esprit del Vano, naturalmente, libro XVIII, capitolo 11, dei popoli, i popoli selvaggi, parla dei popoli selvaggi e dei popoli barbari, perché il famoso capitolo in cui Montesquieu parla del rapporto che hanno le leggi, lo spirito delle leggi, con la natura del terreno. Secondo la diversa natura del terreno, diverse sono le leggi. Ebbene, dice, la differenza è stabilita tra le varie fasi, col criterio dei diversi mezzi di sostentamento, e dice appunto cacciatori selvaggi, pastori i barbari, e poi aggiunge, che è una notazione interessante, i primi vivono dispersi in piccole nazioni disperse, e i secondi sono anche piccole nazioni però che cominciano a riunirsi. Però nella partizione delle epoche storiche che Hegel propone alla fine della filosofia del diritto, come tutti sanno, dopo aver parlato del diritto pubblico esterno, parla dell'ultima fase della filosofia del diritto, che è lo spirito del mondo, la storia universale. E la storia universale si divide non in tre, ma in quattro periodi. Perché quindi c'è un certo contrasto, per dire l'uno, i pochi, i molti sono tre, dire dispotismo, repubblica, monarchia sono tre, no, le fasi, le epoche del mondo sono quattro. Allora ci si domanda, e sono quattro perché ha cambiato criterio di classificazione, cioè non usa più il criterio della tipologia delle forme di governo, perché quelle che abbiamo visto sono tre. Sono quattro, ma perché sono quattro? C'è il dispotismo del mondo orientale, che è il mondo dispotico. C'è il mondo greco, che è il mondo della Repubblica. E poi c'è
prima di arrivare al mondo moderno, che è il mondo monarchia, c'è l'impero romano. L'impero romano. Ora, la mia interpretazione è questa, che in sostanza Hegel mantiene ferma la tripartizione delle forme di governo. Infatti c'è mondo orientale, mondo greco e mondo moderno, che poi si trova di fronte a questa fase di secoli dell'impero romano, che non può cancellare, per quanto sa, è una filosofia sistematica certe volte, ma anche a meno della storia, e cerca naturalmente di nascondere i fatti che possono dare ragione, possono dar torto al sistema, non può cancellare addirittura i secoli dell'impero romano. La mia interpretazione è che lui può benissimo aggiungere l'impero romano, perché l'impero romano per lui non è una forma di Stato. Se noi andiamo a leggere tutte le volte che Hegel parla dell'impero romano, l'impero romano non è una forma di Stato. L'impero romano che cos'è? L'impero romano è l'avvento degli atomi. Non mi ricordo più se usa la parola, no, certo è l'avvento dell'individuo e del diritto privato, è la disgregazione della grande repubblica attraverso l'avvento del diritto privato. Del diritto privato, il trionfo del diritto privato vuol dire che insomma ci sono soltanto più rapporti privati fra gli individui. E naturalmente, essendoci rapporti privati fra gli individui, domina su tutti questi individui il despota, l'astratto despota. Quindi è una forma di dispotismo, ma non ha niente a che vedere col dispotismo degli antichi, capite? In cui i singoli individui erano degli schiavi. È un dispotismo sui generis, direi è un lungo periodo di crisi, direi un lungo periodo di crisi dello Stato antico, che prelude al tempo moderno. Quindi in realtà non è uno Stato. Fa venire in mente l'inizio della Costituzione della Germania, in cui Hegel, anche di fronte alla Germania del suo tempo, questo è un testo di primi del secolo, dice, comincia probabilmente con un senso di disperazione, la Germania non è uno Stato. Non è uno Stato proprio perché trionfano i rapporti privati, e questo è il punto importante, non è uno Stato. Quindi l'impero romano non è uno Stato. Questo passo, devo dire, è molto bello, anche se difficile, in cui in poche parole ecco, in poche parole un po' di colore oscuro, perché bella ma di colore oscuro, come sono generalmente queste frasi Hegel, descrive il mondo romano, e per mondo romano intende il mondo dell'impero romano, non la Repubblica. In questo mondo la distinzione si compie in infinita dilacerazione della vita etica. Negli estremi della privata autocoscienza personale e della universalità astratta. L'opposizione derivata dall'intuizione sostanziale di un'aristocrazia di fronte al principio della personalità libera nella forma democratica si sviluppa da quell'aspetto a superstizione, quindi alla degenerazione anche di tutte le forme di governo, e ad affermazione di potenza fredda ed avida. Da questo aspetto a corruttela di una plebe, c'è anche questo elemento, e la dissoluzione della totalità, insiste su questo punto, a termine nella infelicità universale e nella morte della vita etica, in cui le individualità nazionali muoiono nell'unità d'un pantheon. E questa è un'osservazione che ricorre spesso in Hegel, dice appunto che lo Stato di romano non aveva più nessuna religione, e la religione è molto importante per la vita etica dello Stato, tanto è vero che aveva un pantheon dove ciascuno poteva pregare il proprio Dio. Frase ripresa da Max Weber quando parla del mondo moderno caratterizzato dal politeismo dei valori.
è un aforisma che volevo dire che ciascuno può pregare il proprio Dio, ma per Max Weber questo era positivo, per Hegel evidentemente no. Nella morte in cui le individualità nazionali muore, tutti i singoli decadono, ecco qui la frase, ma a persone private. Persone private, vuol dire quando tutti sono persone private non c'è più lo Stato. E la quale pertanto tiene unito soltanto un arbitrio astratto che si spinge al mostro corso. Questo è il despota, l'imperatore romano. C'è quindi il despota laggiù, là in alto, mostruoso e in basso. C'è questa società disorganica, eccetera. Ecco, qui salto. Avete già capito che qui tocco un argomento di cui mi sono occupato in un dei saggi raccolti negli studi hegeliani. È il problema della grande dicotomia del pubblico-privato, che secondo me domina tutta la filosofia della storia e del diritto di Hegel. Qui non ci troviamo più di fronte ad una tricotomia e neanche ad una quadricotomia, ma a una dicotomia. Questa dicotomia per me è essenziale per capire Hegel. Tutto ciò che è privato è negativo, tutto ciò che è pubblico è positivo. Le epoche che sono caratterizzate dal predominio del diritto privato sono le epoche negative della storia, cominciando, come avete sentito, il romano, passando poi all'età feudale. È soltanto quando si ricomincia a ricostruire un sistema pubblico organico al di sopra dei diritti privati, arriviamo ad un'epoca civile. Questa contrapposizione tra diritto e privato, io l'ho seguita sia nelle opere politiche, di politica militante, come la Costituzione di Germania, in cui è chiarissimo che lui critica tutta la tradizione dell'impero, proprio perché l'impero aveva creduto di poter risolvere i rapporti di diritto pubblico con degli istituti di diritto privato. Quali? La proprietà e il contratto. Quando in uno Stato prevalgono nei rapporti fra governanti e governati il diritto di proprietà, cioè si considera il bene pubblico come proprietà del governante, e il rapporto di scambio, come nella società feudale, lo Stato non c'è. Perché lo Stato deve mettersi al di sopra di questi due istituti. Volevo anche ricordare che c'è un'altra c'è un altro criterio di distinzione di cui si serve Hegel della filosofia della storia, che anche questo è quadripartito. Quando raffigura le varie epoche storiche come diverse fasi della vita umana. Si trova nella filosofia della storia. In base a questo criterio, le quattro epoche sono paragonate rispettivamente all'età infantile, mondo orientale, all'età giovanile, mondo greco, la giovinezza dello spirito, insomma, questo. All'età virile, il mondo romano. Ma qui è chiaramente il mondo romano è la Repubblica e non l'impero. E l'impero è considerato come età decadente. E l'età senile in modo germanico, ma con una correzione, perché la senilità di un popolo non è come per l'individuo il momento della decadenza, ma il momento
maggiore, della maggiore maturità. Fra l'altro, questa rappresentazione della storia dei popoli paragonata alla vita umana vale anche all'interno della storia di ogni anche Eric condivideva l'idea che era dominante in tutta la filosofia della storia, le costruzioni storiche del tempo, che si può definire con una formula grandezza e decadenza delle nazioni. C'è una frase nel primo volume della filosofia della storia che dice così: lo spirito di un popolo, qui parla di spirito di un popolo, non di tutta la storia universale, è un individuo naturale, come tale fiorisce, vigoreggia, decresce e muore. Hegel condivideva, possiamo dire, da questo punto di vista, una teoria ciclica della storia, come quella di Wittgenstein, però all'interno di un popolo, ma non per quel che riguarda tutto il corso della storia universale, perché la storia universale è progressiva. Cioè, all'interno di un popolo il ciclo può essere di decadenza, di progresso e decadenza, ma però la storia universale, quando decade un popolo, passa ad un altro popolo e passa ad una fase ulteriore. Quindi si può benissimo conciliare questo concetto della grandezza e decadenza delle nazioni con la concezione progressiva della storia, che è chiarissima in Hegel, perché l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto: la storia è la realizzazione della libertà. Il progresso della storia consiste nel adesso è un po' tardi, vorrei passare brevemente alla seconda parte, in cui volevo fare qualche osservazione non più sulla sistematica della filosofia della storia, che si serve però della filosofia del diritto, ma sulla sistematica della filosofia del diritto che si serve della filosofia della storia. Qui ci troviamo di fronte a una ripartizione, diritto, moralità e eticità, che è totalmente nuova nella storia del pensiero filosofico. Non già che non ci fossero state delle distinzioni tricotomiche anziché dicotomiche, anche se prima di Hegel prevaleva indubbiamente la distinzione dicotomica, quella di Kant, tra diritto e moralità. E tutto il giusnaturalismo è fondato sopra questa distinzione tra diritto e morale, tra i doveri esterni, i diritti e doveri esterni e i diritti e doveri interni. C'è soltanto il Tomasius, come noto, che introduce accanto al diritto e alla morale il cosiddetto decorum. C'è una tripartizione, ma è poco seguita. Kant, il primo Fichte, concepiscono la filosofia pratica divisa in due parti, diritto e morale. Più si è detto, soprattutto Riedel, lo stesso Ritter, tutti coloro che hanno collegato Hegel al mondo antico e hanno sostenuto giustamente che Hegel mette dentro il suo sistema tanto la filosofia moderna come la filosofia antica. Nella filosofia antica la tripartizione c'è. Se noi guardiamo alla filosofia pratica di Aristotele, è tripartita: economia, politica ed etica. Si potrebbe anche vedere un'affinità nel fatto che l'etica, anche in Aristotele, è una fase successiva all'economia e alla politica. L'economia è la prima fase, è il governo della casa, di cui parla Aristotele nel primo libro della politica. Poi c'è la politica, che è la teoria della polis, a cui è dedicato gran parte della politica. E poi c'è l'etica. C'è una differenza però, che l'etica di Aristotele è la teoria del comportamento individuale, delle virtù individuali, mentre per Hegel l'eticità, lo sappiamo benissimo, è la realizzazione dello spirito oggettivo nella società, nello Stato, nel costume, nella collettività.
eccetera. Per, ecco, come ho già detto ieri, del resto, questa categoria dell'eticità è così intesa, non etica nel senso antico, ma eticità è certamente una novità di Hegel. Ora, si potrebbe cercare di spiegare questa sistematica di Hegel dicendo così: il diritto e la morale, cioè le prime due fasi, rappresentano il momento della filosofia pratica che riguarda l'individuo. Ma appunto, Hegel, ecco, ancora una volta non si ferma l'individuo. Ecco, Kant si era fermato l'individuo, i due naturalisti si erano fermati l'individuo. Hegel va molto, ed ecco la necessità dell'eticità. L'eticità proprio perché l'individuo non rappresenta che un momento dello sviluppo dello spirito oggettivo, lo spirito oggettivo conclude laddove l'individuo si trova insieme con gli altri individui e costituisce un tutto organico. Rimane il fatto, comunque, e anche questo è, secondo me, non ancora del tutto spiegato, che Hegel, soltanto in quest'ultima fase della sua opera, chiama diritto tutto l'insieme della filosofia pratica. Chiama diritto tanto il diritto dei giuristi, cioè quello della prima fase, come la moralità, come l'eticità. Cioè usa un'espressione che era stata usata di solito per designare il diritto privato, cioè il diritto dei privati, il diritto degli individui, per indicare tutto lo sviluppo. Questa terminologia, secondo me, non è stata sufficientemente chiarita, perché appare soltanto nell'ultima frase. Se noi guardiamo le opere precedenti di Hegel, quando parla di Recht intende sempre soltanto il diritto privato, come del resto era uso nella Germania. Anche Marx, io l'ho detto più volte, anche Marx, quando parla di diritto, intende soprattutto il diritto dello scambio, è soltanto arrivato all'ultima fase della sua opera, che chiama diritto tutto. Si potrebbe trovare una spiegazione estrinseca nel fatto che egli in fondo era su quelle cattedre che tradizionalmente erano cattedre di diritto naturale. E nel trattato di diritto naturale c'era in realtà tutta la filosofia pratica. Una filosofia pratica fosse distinta dal trattato di diritto naturale non c'è stato. Se noi vogliamo fare una storia della filosofia, anche della filosofia morale, della filosofia sociale, della filosofia economica, in quei secoli precedenti, 600, andiamo cercando di trovare. Che era una novità dei tempi moderni rispetto agli antichi. Avete notato che nella tripartizione aristotelica, economia, politica ed etica, non c'è il diritto. Non c'è il diritto. Per gli antichi la categoria giuridica non era una categoria della filosofia pratica. Quando entrate con i giuristi romani. Entrata con tale forza egemonica, da poi diventare la categoria onnicomprendente in tutta la filosofia pratica. Questo attraverso i giuristi romani, poi attraverso i giuristi medievali.
realisti medievali sia civilisti che carnalisti. La tradizione del diritto rurale risente del fatto che a un certo punto la filosofia pratica era fatta in gran parte dai giuristi. Ma nello stesso tempo, e con questa osservazione concludo, è vero che tutta la filosofia pratica è etichettata sotto la categoria del diritto, però è altrettanto vero che il diritto nel senso tradizionale della parola non si trova soltanto in una parte della filosofia del diritto, ma è disperso in tutti i momenti della filosofia del diritto. Anche questa, secondo me, è una certa stranezza della filosofia del diritto di Hegel che andrebbe ripensata. Ripeto, lui chiama filosofia del diritto tutta la filosofia pratica, ma quello che era il campo tradizionale del diritto in senso stretto dei giuristi non lo colloca soltanto nella prima fase della filosofia del diritto che chiama diritto astratto, ma lo dissemina in tutta in tutto il sistema. Nel diritto astratto, cioè nella parte del sistema che egli chiama specificamente diritto, che è la prima, ci mette solo il diritto privato. Ci mette il diritto privato e una parte del diritto penale. Una parte del diritto penale. Il diritto penale privato, potremmo dire, è illecito privato, con i giuristi, mentre il diritto pubblico penale va a finire nella società civile. Il diritto familiare, che fa parte tradizionalmente del diritto privato, anche se tra i giuristi c'è chi, coloro che hanno studiato giurisprudenza, sanno che i giuristi non sanno mai dove collocare il diritto di famiglia, ma c'è stata tutta una interpretazione anche molto nota nelle scuole giuridiche italiane, per cui il diritto di famiglia potrebbe essere considerato un diritto pubblico, ma il diritto di famiglia si studia nelle nostre facoltà giuridiche sotto l'insegna del diritto privato, e del resto il diritto di famiglia fa parte del codice civile. Il diritto familiare va a finire invece alla società civile, viene staccato violentemente dalla parte che tratta del diritto che soltanto riguarda, va a finire nella famiglia, perché là dove parla della famiglia parla anche di tutti i diritti che riguardano la famiglia, il patrimonio, il rapporto fra coniugi, il rapporto tra padre e figli, eccetera. Il diritto pubblico viene altrettanto smembrato, perché il diritto amministrativo e la procedura civile e penale va a finire nella società civile, va a finire esattamente nella seconda parte della società civile che si chiama amministrazione della giustizia, mentre tradizionalmente è una parte del diritto pubblico. Mentre Hegel chiama diritto pubblico soltanto il diritto della terza parte, cioè il diritto dello Stato. Infine il diritto pubblico comprende esclusivamente il diritto costituzionale e il diritto internazionale. In conclusione, c'è uno smembramento del diritto privato tra diritto astratto e città prima fase. C'è uno smembramento del diritto pubblico fra società civile e Stato, con una parte, se vogliamo, anche nel diritto astratto, perlomeno il diritto. Ci sarebbe poi una parte che mi ero segnato, ma che ritengo interessante, ma potrei richiamarla nella quarta lezione, quella che riguarda il diritto pubblico. Che cosa ha fatto Hegel della teoria tradizionale delle forme di governo, cioè democrazia, aristocrazia, monarchia? Non è vero che l'abbia rifiutata, l'ha accolta, ma l'ha accolta come? L'ha accolta
c'è una mescolanza, una combinazione di tutte e tre le forme, perché il monarca, il principe, rappresenta la forma di governo monarchica, l'uno. Il potere governativo rappresenta la forma di governo dei pochi, e il potere legislativo, in quanto era rappresentativo, eccetera, rappresenta la forma di governo dei morti. È vero che nella filosofia del diritto, al paragrafo 273, nella notazione, Hegel dice che nella monarchia costituzionale le tre forme di governo classiche sono abbassate, dice esattamente così, abbassate a momenti del tutto, a momenti del sistema di monarchia costituzionale, che sono abbassate, nel senso che rientrano tutte e tre, e non parla di governo misto. Ma andando a leggermi le varie redazioni, nell'ultima, quella del 24-25, che il capitolo è intitolato La Costituzione razionale come forma di governo misto, e la Costituzione razionale per Hegel è la teoria, è la monarchia costituzionale. La lezione del professore Bobbio è stata estremamente chiara, come sempre, estremamente interessante e stimolante, tutta una serie di interventi, penso, e di problemi. Ora non so se il professore pensa di svolgerlo oggi il dibattito. Cominciamo oggi, così, ma insomma lo tenere, poi se mai si può proseguire a seguito del protocollo, perché come abbiamo visto. Ci sono interventi sui problemi sollevati dal professore Bobbio. Credo che uno dei punti nodali del pensiero hegeliano sia proprio il rapporto tra storia e sistema, su cui si è intervenuto parecchio. Professore Ghieraz. Forse una molto breve espressione di sorpresa. Credo che per Hegel naturalmente all'origine del mondo moderno c'è il cristianesimo, e non c'è fatto menzione di questo. Credo che è importante perché attribuisce al cristianesimo la coscienza, la presa di coscienza del valore infinito di ciascuno, e credo che così l'interpretazione della storia per Hegel dipende molto di questo punto. Quando dice prima uno, poi molti, finalmente tutti, questi tutti non sarebbe stato possibile senza questo influsso del cristianesimo. Anche il sorgere della società civile, credo che c'è una connessione che si potrebbe fare, e finalmente l'introduzione, come ha detto il professor Bobbio, dopo il despotismo e la città greca dell'impero romano, anche credo c'è una connessione a stabilire col cristianesimo, che come dice nella filosofia dello spirito, la coscienza infelice che sorge nel contesto precisamente di una società dove è morta la vita etica. La situazione è giustissima. Io mi sono limitato a dire, quando ho parlato dei tutti, ho detto che questa epoca dei tutti, la situazione è giustissima, io mi sono limitato a dire, ma l'ho detto, comincia con le monarchie cristiano-germaniche. Questo sì. Quindi, riconosco quindi perfettamente che il mondo dei tutti comincia con il cristianesimo. Questo non dubbio, per una situazione molto giusta.
chiedo, mi ricordo la parola io. Sì. Io volevo chiedere al professore. Anche l'impero romano, no, lei ha osservato anche l'impero romano. Ecco, sì, nella dissoluzione dell'impero romano c'è anche questo, c'è anche questo aspetto qui. Cioè, lui quando parla di diritto privato vede soprattutto l'elemento, proprio l'elemento della predominanza dei giuristi. Il diritto romano dell'epoca imperiale, che è effettivamente un diritto privato, come se fossero i giuristi coloro che gli unici che hanno ancora del potere, in certo senso, sono quelli che stabiliscono il diritto e il torto nelle controversie tra il corpus iuris di Giustiniano, la parte importante che si è tramandata nei secoli del corpus iuris di Giustiniano di Gesù, è il diritto privato. Questa è stata la grande importanza dei romani, il diritto privato. In questo senso, io credo che Hegel parli di diritto privato pensando proprio alla esplosione della figura del giurista per romano. Molto unilaterale, naturalmente, come tutte le filosofie della storia. Insomma, sembra che ci sia anche questo aspetto. Grazie. Sì, il professor Bobbio naturalmente ha osservato come la filosofia hegeliana sia appunto un intreccio di ordine sistematico e di ordine storico-temporale. Sembrerebbe a conclusione una prevalenza sistematica, per cui si potrebbe dire appunto una filosofia sistematica e non storica. Mentre forse aveva fatto un accenno il professor Bobbio di passaggio a Vico a proposito dello spirito del popolo che nasce, cresce e muore, ma riconducendo Vico mentre a questo primo momento di riflessione, forse quella vichiana è una filosofia storica e non sistematica, anch'essa si è mossa da un intreccio, ma la conclusione complessiva è di una filosofia storica, quella vichiana, e di una filosofia sistematica, quella hegeliana. Un po' meno a me è risultato chiaro come agisca, e sono molto incuriosito, voglio dire, quel terzo momento, l'ordine logico-concettuale, che esso entri in conflitto con l'ordine storico-temporale è abbastanza evidente. Sembra più difficile vederlo in conflitto con l'ordine sistematico, quindi io sarei gratissimo al professor Bobbio se potesse un pochino rendermi più chiaro questo ruolo dell'ordine logico-concettuale tra i due momenti, il sistematico e lo storico. Guardi, io per riguardo a questo secondo punto, secondo me è interessante, io non ho detto, probabilmente che ho constatato, per me per la prima volta, sono stati un milione di libri che non ho letto neanche il centesimo parte, però se qualcuno lo ha letto, l'ho constatato per la prima volta questa curiosità, che non c'è solo un contrasto tra l'ordine logico e l'ordine storico, ma c'è qualche volta un contrasto anche tra l'ordine storico e l'ordine sistematico, anche se quasi sempre l'ordine storico e l'ordine sistematico vanno d'accordo. Sì. Vanno d'accordo, cioè il sistema segue l'ordine storico, su questo c'è dubbio, famiglia, stato civile è stato, però in questo caso non lo segue, perché la società civile viene dopo. Voglio dire, ci sono, ho constatato soltanto delle aporie, ma non saprei dire perché non ho l'impressione che nessuno lo abbia notato. Ho capito. Come mai l'ordine storico segue qualche volta, l'ordine sistematico segue qualche volta l'ordine storico e qualche volta no. Questo è un fatto. Questo è un fatto, ma io non sono assolutamente in grado, ma è un'osservazione che vorrei che fosse sviluppata, perché non sono in grado di dare una spiegazione. Quanto sa allo Hegel più sistematico e a Vico più storico? Beh, sì, direi di sì, certo Vico non era un filosofo sistematico, anche se a mio avviso ci sono, dicevamo ieri, tanto una conversazione ho parlato di tutto, c'è una certa somiglianza fra il sistema di Vico e il sistema di Hegel dal punto di vista soltanto della filosofia della storia, certo, del sistema, che mi induce a ritenere, insieme con Becchi, che ha scritto su questo argomento un recente articolo, che non avesse poi del tutto ragione
l'amico Piovani a staccare completamente il fico senza Hegel, voglio aggiungere che perché quando è stata richiamata la somiglianza di Hegel con Vico, l'anticipazione di Vico rispetto a Hegel da parte dei nostri filosofi, eccetera, non si trattava soltanto della filosofia della storia, si trattava anche del fatto che queste fasi della filosofia della storia per Hegel, per Vico, corrispondevano a vari momenti della coscienza umana, ecco la filosofia dello spirito. C'è il momento della sensazione, il momento dell'intuizione, della poesia, eccetera, poi il momento della fantasia, il momento del ragionamento. La ragione arriva alla fine come per Hegel. Un po' quindi, meno la specificità. C'era anche questo richiamo qui, molto molto importante a Vico. Perché Vico aveva fatto la filosofia della storia sulla base della fenomenologia dello spirito, che potremmo dire fenomenologia dello spirito. Un po' meno rispetto alle forme di governo, è vero invece, professore? Quello un po' meno invece. Adesso io ho fatto una conferenza qui sulla forma del proprio governo. E ha cominciato su questo. Sì, qui, sì, con il governo di Vico, che, no, sì. C'è però una somiglianza estremamente interessante. Si finisce con la monarchia. Con la monarchia, sì, certo. Pensi che tutte le filosofie della storia fondate sul fondo del governo degli antichi cominciavano con la monarchia. Cominciamo. Mentre questo monarchia e poi andavano decadendo, eccetera. Mentre sia Hegel sia Vico considerano come fase finale della storia dell'umanità la storia progressiva, guardate bene, l'umanità, quindi il senso positivo della monarchia. Però le cose poi sono molto più complicate, perché è vero che gli antichi partivano dalla monarchia, ma avevano una concezione regressiva della storia, quindi a rigore la monarchia, essendo principio, aveva un valore positivo come la monarchia, cioè messa a fondo di coloro che hanno una concezione progressiva della storia. Se è possibile, professore, su questo fatto volevo chiederle una cosa io, vale a dire, su questa concezione progressiva della storia da parte di Hegel. Esistono, appunto, lei in questo momento l'ha citato, in fondo due concezioni della storia, no? Una progressiva, che è quella che caratterizza soprattutto l'illuminismo e la filosofia della storia illuministica, e un'altra della storia intesa appunto biologicamente come nascita, crescita e deperimento. Ora, secondo me, la filosofia di Hegel tenta anche di sintetizzare questi due elementi, cioè da un lato sì, la storia è progressiva, ma è una progressione che avviene attraverso cadute. Sì. Lei stessa, per esempio, recitava il Medioevo, cioè direi che il movimento non è più lineare, no, come quello della filosofia della storia illuministica, ma è a spirale che ripercorre punti ad un livello più alto, ad esempio lo Stato. Possiamo dire che Stato è lo Stato della Rivoluzione Francese, è un ritorno, così come la Riforma è un ritorno ad un cristianesimo che ripropone un determinato tipo di soggettività. Io sono d'accordo, se sì, io ritengo che si debba sicuramente dire così. C'era la... No, volevo chiedere una cosa che mi ha già sorpreso un po' quando ho letto il suo libro, no? Sul giusnaturalismo, cioè lei ha detto che la polis sarebbe uno Stato senza società civile, giusto? Però secondo me una polis non è uno Stato, cioè una polis è una società antica, se vogliamo, però non sarebbe mai un Stato, come dice Hegel. Hegel dice che nello Stato Platone manca assolutamente la libertà del soggetto. Cioè, è così, io penso che non possiamo dire che lui in questo senso non segue un filo storico, perché cioè, evidentemente lui dice che soltanto attraverso lo Stato sia la famiglia sia la società civile si realizza, cioè, perché volevo ancora un po' anche parlare della sua tesi che ci sono contraddizioni tra il filologico nella filosofia del Zittiditto. Cioè, io penso per questo è molto utile leggere i primi paragrafi della filosofia del diritto, che dice proprio che c'ha come soggetto la idea del diritto, il concetto del diritto è la sua realizzazione. Cioè, come sappiamo, per Hegel
la realizzazione del concetto e l'idea. Cioè lui evidentemente comincia con il diritto astratto e lui ha un concetto molto diverso dell'astrazione, che normalmente quando noi diciamo astratto, perché cioè, ha scritto questo piccolo saggio, Chi pensa astrattamente, che è molto interessante secondo me, e, cioè quando lui parla del diritto astratto incomincia veramente con la proprietà, con il contratto e poi con il delitto, cioè con le cose più profonde, più concrete, appunto, perché Hegel per me è un filosofo, cioè il filosofo più concreto che conosco, cioè poi va avanti alla moralità, alla morale, cioè il principio individuale. È anche molto interessante come si fa questo sviluppo del delitto e poi il pensiero, cos'è un delitto, e così l'andare indietro nella mia propria personalità, nella mia propria coscienza, e poi da non vedere che ciò, che tutto questo non non basta. Vedendo che questo non basta, andare avanti, la famiglia, in principio dell'amore, molto importante anche, cioè questo concetto del cristianesimo che viene qua dentro, e cioè, per me è così avanti, non voglio annoiarvi con questo qua, cioè, tanto che per me, cioè, già nei primi paragrafi Hegel spiega benissimo, cioè, per me è benissimo perché fa così e come va avanti. Cioè, sempre nel suo sistema, no? della idea del diritto astratto, che cioè, il diritto è sempre nella filosofia del diritto, però prima nella sua forma astratta, poi nella sua forma concreta e poi nella sua realizzazione nello Stato. E lo Stato evidentemente è la realizzazione della libertà, sia soggettiva sia oggettivamente. Questo, cioè, questo che dico adesso è soltanto il concetto di Hegel, no? Cioè, stesso, in quel paragrafo 32 che ho citato, è lo stesso che fa presente che la famiglia viene dopo alla proprietà, ma non si può spiegare la proprietà senza la famiglia. Quindi evidentemente se lei legge attentamente, mi pare che sia lo stesso Hegel che mette in evidenza questa difficoltà, questa duplicità di punti di vista. Poi sa, lei dice la realizzazione, la libertà, il diritto astratto, la prima fase del diritto di Hegel, che lui chiama diritto astratto, è evidentemente astratto nel senso che astrae completamente tutte le condizioni storiche, economiche, eccetera. E in fondo cioè l'individuo viene preso in considerazione astrattamente, perché viene preso in considerazione solo come viene preso in considerazione solo in quanto è persona giuridica. Tanto è vero che all'inizio della società civile dice qui se individui sono persone, ma sono persone concrete. Perché? Ma perché nello Stato civile comincia a parlare delle classi, cioè non esiste l'individuo astratto che è solo capacità giuridica. Questo è possibile soltanto nello stato di natura, come lo concepivano i naturalisti. Quando nello Stato civile dice l'individuo qui non è più una persona astratta, una persona concreta, è perché comincia a prendere in considerazione l'individuo in un sistema sociale. Allora persona concreta, l'individuo non è soltanto uno che ha la capacità giuridica, ma è anche membro di una determinata famiglia, perché c'è già stata la famiglia prima della società civile, esercita un determinato mestiere, è contadino, fabbricante, eccetera. Nella prima parte della filosofia del diritto, di tutte queste determinazioni storiche non ce n'è una. Anche in questo senso io credo che astratto voglia dire di
posso rispondere subito? Sì, soltanto sì. Sulla prima parte, no? Perché cioè, nel paragrafo 2 sì. Dice: Die Philosophie bildet einen Kreis. Sie hat ein erstes unmittelbares, das sie überhaupt anfangen muss. Ein nicht erwiesenes, das kein Resultat ist. Aber womit die Philosophie anfängt, ist unmittelbar relativ, indem es an einem anderen Endpunkt als Resultat erscheinen muss. Cioè, questo sarebbe la spiegazione. Perché prima viene la proprietà, poi la famiglia, anche se la famiglia è necessaria per la proprietà. Sì, sì, sì. Cioè lui lo spiega a se stesso perché fa così, no? Cioè dice, qui incomincio. Sì, 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 sì. D'accordo. C'era un intervento da prima, se lei voleva farlo, perché io direi dopo il suo di chiudere e di rimandare a domani gli altri interventi sulla relazione di oggi come abbiamo fatto ieri. C'era anche il suo da prima. Sì. Allora facciamo questi due. D'accordo. Sì, sì. 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 Mi scusi per il mio italiano, che Manuel Pardo, Spagna, Saragossa. E io sono interessato alla ricerca dell'attualità di questa concezione organica dello Stato. E credo che al corso il professore Bobbio va a trattare ampiamente questa questione, no? Perché credo che, nonostante la diverse lezione della filosofia del diritto che possiamo trovare, la concezione più profonda e più coerente con il sistema hegeliano del diritto e col sistema generale è l'organicità dello Stato, l'organicità dello Stato. Sì, come ci dice. Sì. E io credo così che allo stato, all'attualità, derivano da questa, sia lo stato all'este e all'oeste, derivano da questa concezione organica dello stato di Hegel, perché la forza è il principio che si giustifica con l'eticità, questa questione che io voglio ricercare, domandare. Lei giudica l'organico, una concezione organica dello Stato, positiva o negativa? Ecco, questo è lì che ci divide, ecco, questo che ci divide. Il fatto che oggi magari nel paese dell'Est, la concezione organica dello Stato, beh, non vuol dire, sì, vabbè, possiamo dire sì, constatare, insomma, è lì che il mio punto è quello che ci divide, Io ho l'impressione che se noi facciamo una netta divisione tra l'organico e il non organico, Hegel rimane dall'altra parte. No, comunque, riprendiamo il discorso, io poi non voglio parlare. Sí. Profesor, la Casa de la Universidad de Zaragoza en Filosofía y Derecho. Quiero excuse anche per il mio italiano. Molto brevemente vorrei dire che sono fondamentalmente d'accordo con l'interpretazione realistica e storica del professor Bobbio. Ma oggi, alla luce di fatti politici come quelli della Polonia o il colpo di Stato spagnolo, non è una visione, domando. Non è una visione? Una visione. Non è una visione, una concezione troppo condizionata da realtà italiana, l'affermazione della pagina terza del primo protocollo, nella quale si dice che il concetto hegeliano di Stato è entrato in crisi come soggetto privilegiato del fare politico. Ma questa è un'osservazione giusta, ma io devo dire la verità, questo l'ho detto. Non ho voluto fare un commento alla relazione, questo l'ho detto, ricordo benissimo, nella discussione.
l'ho detto, non l'ho detto nella mia ragione, l'ho detto rispondendo alla domanda di Francesco Gentile, ecco, non so se sia qui, non c'è, ecco, è vero, io ho parlato di questo, soltanto sì, a un passato, no. Ecco, non mi sono pronunciato su questo punto, anche se io credo che oggi noi ci troviamo di fronte a una dissoluzione dello Stato, sì, ricordo, detto, che Hegel avrebbe considerato come mostruoso, mostruoso, dato il mostro del Germano, mostruoso. Beh, lei dice, riferendosi alla le dice, perché io mi riferisco alla società italiana, le dice, ecco, beh, insomma, io credo che non sia soltanto questo. La teoria della disgregazione dello Stato, di quello che per esempio gli americani chiamano il corporate state. Questa espressione è americana, tutti i politologi americani usano questa espressione, che noi possiamo tradurre Stato corporativo se vogliamo, ma è un'espressione inglese, è un'espressione americana. Ora, gran parte dei politologi americani stanno esaminando lo Stato loro, non quello italiano, lo Stato loro dal punto di vista di questa tesi del corporate state. Quindi c'è, cioè, lo Stato in cui c'è, cioè, il maggior politologo, uno dei maggiori politologi americani, ha scritto un libro molto noto, peraltro tradotto recentemente anche in italiano, intitolato Poliarchia. Oggi noi ci troviamo in una situazione di poliarchia, stati poliarchici, e stati poliarchici, certamente Hegel avrebbe detto, gli stati poliarchici non sono uno Stato, avrebbe detto, gli stati poliarchici non sono uno Stato. Invece noi dobbiamo sforzarci di considerare stati anche gli stati poliarchici, per poter dire che viviamo ancora in uno Stato, non so fino a quando.